delle motorizzazioni sue, la Rus e Lotus, sappiamo tutto. Ci interessa però il progetto ormai fuori dal cassetto. Una Lamborghini tutta Lamborghini, con una progettazione innovativa del tecnico modenese. La prima uscita ad Imola, della macchina condotta da Mauro Baldi in questo caso, realizzata a tempo di record, ci ha impressionati. Dopo le perplessità per la scomparsa di un finanziatore messicano, il progetto riparte per volontà del presidente Lamborghini Novaro e il prossimo anno sulle piste di tutto il mondo apparirà questo nuovo gioiello, firmato ancora Foglietti. Il suono, stupendo. Diverso da tutti gli altri. Sei un artista, vedi? No, no, sai, quella sensibilità musicale che... E come tutti sanno, gli appassionati, è musica, ovviamente. È musica. E non per noi è musica. E soprattutto non è da escludere il fatto che la simpatia per un tipo di macchina nasca anche dal fatto acustico, Beh, ce lo auguriamo, abbiamo bisogno di molta simpatia, quindi speriamo che il rumore vada bene. Infatti quando non va bene soffriamo. Il motore è completamente identico a quello che usiamo per la Lotus e per la Rus, non ci sono differenze, salvo di dettaglio per l'adattamento alla vettura. Quello che invece è completamente nuovo è il cambio, che è stato riprogettato da zero, basandosi sopra gli altri cambi che abbiamo progettato per Lotus, la Rus e Osella. È però completamente nuovo perché la macchina è un laboratorio. Non dimentichiamo che dobbiamo fare la squadra, non solo la macchina, la squadra nel suo insieme, quindi ci saranno molte prove da portare avanti sulle sospensioni, sull'aerodinamica, e quindi la macchina è fatto come il Lego, si smonta e si rimonta a pezzi secondo dei sottosistemi che abbiamo scelto, che speriamo che diano dei risultati. Però oggi, se dovessimo dire cosa faremo domani mattina, non lo sappiamo, perché ogni volta che usciamo i problemi sono diversi. Uno dei grossi problemi che abbiamo per adesso è l'avviatore, e ci ha messo in crisi tutti quanti. Per capire che l'unica cosa che non c'è è la noia, insomma. No, no, la noia non c'è qui dentro, non viene mai meno, quindi ci sta vivace, insomma. Meno vivace, più commosso il presidente Lamborghini Émile Novaro, emozionato come il papà che assiste al parto. Quanti progetti per questo bimbo? Beh, è iniziato per, lei lo sa, per un team messicano che per oggi, diciamo che non esiste quasi più. Io farei di tutto che questo bambino continui la sua vita e spero che lo farà nel quadro italiano. Ecco, quindi già c'è questa caratterizzazione specifica per avere una macchina italiana che corre evidentemente in uno sport dove gli italiani, diciamo che immediatamente dopo il calcio, sono presenti, no? Sì, è vero, Fabio. Penso che questo studio italiano, motore italiano, cambio italiano, il team qui che lavorano sono quasi tutti italiani, vorrei che la gestione di questo sia anche italiana. Parliamo un po' allora di questa realtà invece industriale, che mi sembra abbastanza importante perché crea lavoro, crea tecnologia, crea ricerca. Sì. Questo centro, vediamo un po' di descriverlo un attimino. Bene, Modena, che è una società indipendente di Sant'Agata, che la produzione di macchine Gran Turismo si trova a Sant'Agata, a 20 km di Modena, hanno 87 persone, hanno lavorato oggi in una maniera non cronologica, diciamo il motore, il cambio di Formula 1, siamo passati alla realizzazione di un V10 per la Chrysler, due V8 su studi base di V8, abbiamo anche studiato un bobsleigh per il team italiano e oggi il telaio, domani farà anche gli studi per Sant'Agata, ci utilizzeremo questa unità di studi, calcoli avanzati per Sant'Agata. Quindi ci può dire che sia questo centro engineering, sia questa macchina, questa come l'abbiamo chiamata, la creatura appena nata, proseguiranno, si svilupperanno e cresceranno? Sono convinto.